Allora, benvenuti in un nuovo video. Questa volta è un vlog perché sto per andare, sono le 8:32 e sto per partire per andare a Perugia per il Jazz Festival e quindi per il concerto di Tony Bennett e Lady Gaga, quindi per Lady Gaga. Io sono un po' troppo emozionata, mi dovevo svegliare tipo mezz'ora fa perché partiamo tra poco, però mi sono svegliata tipo alle 7 perché non ce la facevo davvero più, sono emozionatissima, mi sono subito vestita, truccata, preparata. Perché davvero non ce la faccio più, sono emozionatissima. Perché non lo sapeste, è la prima volta in assoluto che vedo Lady Gaga, dopo tanti anni che la seguo, quindi sono al settimo cielo. E niente, spero che cioè, sarà una giornata bellissima, non ci riesco ancora a credere. Alcuni miei mi hanno chiesto di farvi vedere come sarò vestita, perciò vi faccio vedere adesso un attimo l'outfit. Il trucco è una scemenza perché non mi andava, poi se farà caldo, deve stare su tutta la giornata, quindi veramente praticamente niente a parte il rimel. Poi vi faccio vedere, questo è il vestito che ho messo, aspettate, vi faccio vedere meglio. Allora, è un vestito semplicissimo di Subdued che è leggerissimo ed è per questo che mi piace. Non è lunghissimo, infatti vedete arriva a metà coscia. Mi piace un sacco. E poi i capelli, vabbè, come sempre, selvaggiissimi e sciolti. Il fatto è che ieri io volevo vestirmi così anche al concerto, ma la ragazza mi ha fatto, ma non è una cosa elegante? Io tipo, oddio, che ci avevo pensato che poteva essere una cosa elegante, quindi ne ho preso un altro per stasera, però questo sarà quello per la giornata perché è comodissimo. Vi aggiorno poi. Allora, sono appena arrivata a Perugia, sono quasi l'ora di pranzo e siamo proprio appena arrivati nell'appartamento. Scusate le cicale, ma c'è un macello qua fuori. Niente, abbiamo preso un appartamento perché quando abbiamo tentato di prenotare gli hotel e i bed and breakfast erano già tutti completamente finiti, quindi abbiamo detto vabbè, prendiamo questo appartamento, è carinissimo. Adesso vi faccio vedere qua che cosa vedo io. Tranne per queste cicale maledette che qua stanno facendo un disastro. Comunque, adesso andremo al centro proprio di Perugia a cercare un ristorante giapponese perché mia madre si è informata su internet e ne ha trovati diversi. Adesso cercheremo di trovarli e poi andremo a mangiare perché sto morendo di fame anche se sono le 11:30. Però andiamo a pranzare adesso e poi ci faremo un giro per capire qual è l'atmosfera e magari il becco di Gaga, magari. Oh. Per tentare di raggiungere il giapponese ci siamo perse perché io e mia madre stiamo litigando su come gente che passa, su quale strada dobbiamo prendere, quindi stiamo facendo 1,5 miliardi di chilometri in salita perché Perugia è in salita e fa caldo e sono stanca, però guardate che bello. Certo, però quelle cinesi fate anche secondo me. Certo, sì, molto. Grazie. Guardate che figli. Abbiamo fatto una passeggiata lunghissima e siamo tornate a casa perché eravamo stanchissime, cioè a casa nel senso nell'appartamento qui a Perugia. E io mi sono cambiata, mi sono messa questo vestito che tra poco vi faccio vedere in uno specchio lungo. È stata una giornata bellissima, mi sono divertita un sacco con mia mamma. Siamo andate a fare un po' giri in giro e abbiamo pranzato al giapponese, come vi ho fatto vedere. Insomma, abbiamo fatto un sacco di chilometri, penso almeno 10, infatti sono veramente distrutta, non so come farò a resistere altri, non so, sono le 6, fate conto devo resistere almeno fino alle 11, 11 e mezza, quindi
sono distrutta, mi sono un po' rifatta il trucco, mi sono fatta la doccia, mi sono rifatta il trucco e appunto mi sono cambiata. Adesso vi faccio anche vedere come mi sono cambiata. Questo è il vestito che ho adesso, è un vestito molto molto semplice, cioè è leggerissimo, è di cotone. E qui è così. Le scarpe. Ecco, così. Che è abbastanza elegante. E ho queste scarpe qui col tacco che sono bellissime, io le adoro, le ho comprate recentemente, veramente mi fanno impazzire. E io sono, vabbè, ormai parlo da qua, sono emozionatissima, veramente non ci posso credere che tra poco la vedo, sono contentissima e vi farò vedere altre riprese, insomma, più avanti nella serata. Sono appena entrata e adesso mi andrò a posizionare, a cercare il mio posto più che altro. Penso che non lo troverò mai, cioè, l'ansia a mille. We rode on the horses made of sticks.
It was black and I was white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, like I rest to smile. Voilà le portrait sans retour de l'homme auquel j'apporte rien. Sono andati altamente al di là delle mie aspettative, quindi che erano già altissime, e che quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa, sono rimasta estasiata, ve lo giuro. Poi fate conto che io non piango mai ai concerti, mi emoziono da morire, ma non piango mai. Questa è la prima volta che ho pianto. Sarà che comunque sono in un periodo molto emotivo della mia vita, ma ve lo giuro, quando Gaga ha cantato la mia cosa, che è una delle mie canzoni preferite, tipo tutta bagnata in faccia, tutta a piangere come una dannata, e mi sono commossa tantissimo, soprattutto quando alla fine di questa canzone tutto tutta l'arena si è alzata in piedi, gli ha fatto sulle mani. Io mi sono sentita tipo fiera, perché ho pensato, cavolo, finalmente le stanno riconoscendo il valore che ha, di quello di essere al di là di un'icona, al di là di una donna stravagante, una donna insomma energica, carismatica, eccetera, anche una voce incredibile. E quindi sono rimasta molto, Dio, la mano mi sta facendo, quindi sono rimasta parecchio colpita, ve lo giuro, il miglior concerto di sempre. Lei è meravigliosa, aveva sfoggiato una marea di look, come avete visto dal vlog, e aveva ogni look una conciatura diversa, un trucco diverso,
meravigliosi, veramente hanno fatto un lavoro pazzesco, anche i musicisti erano bravissimi, cioè il pianista era un qualcosa di eccezionale, cioè bravissimo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il vlog vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima.